Eccoci davanti al Teatro Impero, che in questo fine settimana è stato l'apice di una convention internazionale sul Mediterraneo promossa dalla Rotary, in cui sono venuti fuori dei temi allarmanti e anche delle soluzioni per questo problema che è l'immigrazione, l'aumento demografico, l'apertura dell'Europa e del mondo occidentale verso l'Africa. Dottore, questa convention, come è nata l'idea di portarla a Marsala, lei che rappresenta il Rotary in questa città? Allora, la convention è nata da un'idea del nostro governatore che doveva scegliere il centro focale del Mediterraneo per poter affrontare i temi di integrazione e migranti. Marsala è risultata una sede ideale anche perché abbiamo uno staff molto organizzato su queste iniziative, e quindi hanno scelto di affidare a noi l'organizzazione di questa iniziativa. E in questo io devo ringraziare personalmente l'architetto Michele Crimi e tutto il mio consiglio direttivo che ha seguito insieme al distretto tutta l'iniziativa. Dottor Embo, per 3 giorni questa città è stata al centro dell'attenzione mondiale, grandissime autorità sono venute appunto per questa tematica che state affrontando. Sì, Marsala è stata al centro, dispiace un po' che siamo stati quasi tra noi stessi e non aperti al pubblico, quindi ci ripromettiamo di mettere i documenti che verranno fuori da questi incontri, considerato che ci sono anche forze politiche, ambasciatori di tutta Europa e dei paesi mediterranei, perché uscirà un documento ufficiale in cui faremo delle proposte in termini di integrazione tra i popoli mediterranei. Qual è il messaggio che vuol partire questa sera da Manzana del Vallo con la presenza autorevole di tutte quasi le principali chiese presenti nel nostro territorio? Sì, appunto, già noi abbiamo iniziato alla regione qualche giorno addietro, poi a Marsala ci siamo rivisti con tutti i rotariani d'Italia e del Mediterraneo, poi abbiamo frequentato il Bluesyland e quindi abbiamo potuto incontrare gente di buona volontà proveniente da tutti i paesi dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Europa. Tutti insieme siamo qua perché si possa pregare il Signore e tutti i signori ai quali tutte le persone si affidano per affidare i propri sentimenti e tutto quello che viene dal cuore e dal cervello, proprio per predicare pace affiatamente. In un momento di crisi internazionale, con il Medio Oriente e il Nord Africa che incutono paura, con l'ISIS che taglia le teste in diretta, il Rotary può essere il piacere del momento, quell'organizzazione che al di là degli schieramenti politici e delle lobby riuscire a intavolare un dibattito per la risoluzione di questi problemi? Il dibattito l'abbiamo già fatto nella 2 giorni di Marsala. Abbiamo voluto coniugare il dibattito con delle azioni umanitarie. Pensate che siamo riusciti a dedicare 2 borse di studio da 30.000 euro a 2 ragazze brillanti, uno che viene da Israele, l'altro che viene dalla Palestina. Studieranno insieme per 1 anno, grazie al Rotary, a Cittadella della Pace, a Rondine, vicino Arezzo. Poi abbiamo dedicato una serie infinita di zainetti della pace a tutti quei minori che sbarcano senza genitori, proprio per aprire tutte le professionalità del Rotary in favore di questi bambini. Abbiamo messo quello che può essere per loro utile, ma abbiamo cercato di mettere anche qualche giocattolo proprio per strappare a loro un sorriso, ma è il modo per aprirci e per metterci a disposizione di queste comunità che tanto fanno per l'accoglienza di questi minori.